Il piano alimentare che viene prodotto da me in seguito alla visita è sicuramente suddiviso e creato in base alle esigenze della persona. Quindi il paziente, quando parla con me e crea quindi un feeling durante il nostro primo incontro, mi dirà tutte le cose che non vuole trovare in un piano alimentare, quindi tutti gli aspetti sgradevoli di solito che trova durante una produzione di una dieta o trova davanti a sé una dieta, e tutte le cose invece favorevoli, quindi cosa lo spingerà poi a seguire il piano in maniera costante senza problemi. Sicuramente quindi questo è l'aspetto principale a livello di umano. Poi c'è la parte scientifica, e quindi l'andare a comporre il piano alimentare bilanciato attraverso un'analisi bioimpedenziometrica, e quindi a livello di carboidrati, proteine, grassi e ovviamente anche acqua sarà studiato ad hoc sulla persona. È importantissimo infatti seguire delle diete bilanciate, quindi rivolgersi a un personale formato e non fare diete drastiche oppure scarsamente ricche oppure troppo carenti in, per esempio, eliminare i carboidrati, non mangiare più niente, fare i digiuni, perché poi il rischio è perdere tanti chili immediatamente ma poi riprenderli con interessi poco dopo. Quindi è ovvio, è importante mantenere un calo di peso costante ma equilibrato.